Buonasera e ben ritrovati con una nuova puntata di Non vedo l'ora. Eravamo muti, ma adesso abbiamo ritrovato la parola. Sì, saranno i primi raffreddori di questo autunno. Esatto. Pensavate che facessimo i pesci, invece no, ce ne siamo accorti subito. Allora, do subito il benvenuto ad Angelo Petrucci, ha detto stampa Iren Fixi Torino. Buonasera a tutti. Consueto appuntamento con il basket femminile per noi. È stata una settimana ricchissima, esordio contro Venezia. Esordio sabato scorso a Chianciano Terme nell'Opening Day contro la corazzata Venezia, poi proprio per non farci mancare nulla abbiamo ospitato mercoledì sera al Pala Ruffini la Famila Schio, la squadra campione d'Italia. Sono state due ottime prestazioni nonostante le sconfitte che avevamo già pronosticato una settimana fa, quella delle Pantere di Massimo Riga. L'Iren Fixi ha ben figurato sul campo e quindi adesso testa al prossimo impegno in trasferta a Palermo il 20 ottobre. 20 ottobre a Palermo, ma noi vogliamo un po' analizzare insomma questo inizio di campionato. È vero, sì, che l'avevamo pronosticate, però insomma il miracolo si sperava ed è stato accarezzato per la bellezza di 25 minuti in questo turno infrasettimanale contro la Famila Schio. Facciamo conto che addirittura siamo andati a riposo a metà partita avanti di un punto e, come ha detto Coach Riga nello spogliatoio, adesso abbiamo fatto arrabbiare il Leone. E poi il Leone ha ruggito. Per quanto noi possiamo essere pantere, il Leone ha fatto valere la sua regalità. No, scherzi a parte, metafore a parte, è stata una bella partita. L'Iren Fixi ha tenuto botta appunto per 25 minuti nonostante l'assenza per indisponibilità di Alexis Jennings e nonostante i problemi pesanti al ginocchio che ha Moisha Kinar, dei dolori addominali importanti che stanno coinvolgendo anche Melisa Brcianinovic. Quindi abbiamo giocato senza una straniera e con le altre due siano al 50% della condizione. Questo vuol dire che per 25 minuti, più che carattere, si è visto davvero il valore umano di questa squadra che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo e oltre le fatiche. Ecco, dicevi di Coach Riga che comunque si è complimentato con la squadra. Si è complimentato con la squadra, sì. È stato contento di quello che ha visto, almeno certo, per una buona parte di gara. E com'è stato al pubblico? Com'è stato ritrovare il pubblico di casa? È stato bello ritrovare il pubblico di casa, anche se il turno infrasettimanale ci ha un po' limitato. Molti bimbi della Polismile, del nostro settore giovanile, non sono potuti accorrere al Pala Ruffini, in quanto il giorno dopo naturalmente c'era scuola. Il nostro è un pubblico giovane, è un pubblico fatto di famiglie e qui appunto lanciamo anche l'invito a tutte le famiglie di frequentare il Pala Ruffini, di frequentare la pallacanestro femminile, perché è uno spettacolo sano, con violenza zero e sport al 100%. Senti, abbiamo confezionato, anzi hai confezionato degli stupendi highlights che noi guardiamo, ma intanto però sì, sotto sì, il tuo commento e le mie domande, insomma, imperverseremo. Okay? Va bene. Allora, andiamo a vederli insieme. Qui possiamo notare come soprattutto nelle fasi d'attacco Schio a centimetri che si fanno decisamente notare rispetto a quelli che sono le differenze appunto con Torino. La pallacanestro è uno sport dove vuoi la velocità, vuoi il talento, vuoi la fisicità, queste cose si fanno ampiamente sentire. A quel punto si è fatto sentire a un certo punto anche il budget, ecco, certo. Non nascondiamoci, questa è al momento, credo, dal mio punto di vista personale, la squadra più forte d'Europa. Torino lotta invece per un campionato tranquillo, centrare le posizioni più nobili dei playoff. Sono irraggiungibili le prime tre posizioni, che verranno sicuramente occupate come negli anni scorsi da Venezia, Ragusa e Schio. Noi per fortuna Venezia e Ragusa ce le siamo già tolte davanti, quindi adesso se ne parlerà nel girone di ritorno magari, ma ecco, qui potete vedere come Torino ha saputo giostrare benissimo in fase difensiva, recuperare palloni molto importanti che sono stati poi capitalizzati al meglio dall'attacco sabaudo. E questa qua è tutta un'innovazione di coach Massimo Riga, cambi repentini in difesa che hanno consentito di spaesare l'attacco più forte d'Europa
e a quel punto mandarlo a riposo lungo addirittura sotto di un punto. Questo è un lusso che ci siamo voluti prendere, tra virgolette, ma al tempo stesso un lusso che poi abbiamo pagato, perché le campionesse d'Italia poi hanno deciso che, tra virgolette, naturalmente non si scherzava più, o meglio non ci stavano più a subire tutto quello che l'Irenfix si è inferto loro nei primi due quarti. Infatti l'auspicio la settimana scorsa alla vigilia era quella di incontrare queste due corazzate e magari non trovarle ancora al 100% e poterle sorprendere. Sì, e questo è avvenuto, ma fino a un certo punto. Questo poi è avvenuto appunto fino al 50% della partita, poi va 55% della partita. Poi, vuoi o non vuoi, queste ragazze hanno un tasso tecnico altissimo e per quanto ci si possa mettere il cuore, la passione, l'impegno, alla fine il talento è sempre la cosa che prevale di più, assieme ai centimetri. È stata una gara molto fisica, ma al tempo stesso molto corretta. Gli scontri in campo, tra virgolette, scontri, non sono mancati. Naturalmente li ha vinti Schio, perché i centimetri, i chili si fanno sentire in uno sport fisico come la pallacanestro, nonostante si tratti del gentil sesso. Senti, ma lasciato gli strascichi oltre che fisici, psicologici secondo te questa? No, psicologici no, perché questa è una bella squadra, è un bellissimo gruppo, le ragazze, tolto qualche caso sporadico, sono sempre tutte quante assieme, le ragazze sono unite, fanno fronte comune, si allenano con tanta allegria. Per dirvene una, così scherzando, durante il ritiro precampionato alla Seasport, sugli spalti le ragazze, facendo i gradoni, hanno trovato un pupazzetto di Spider-Man. Da allora se lo portano a tutti gli allenamenti e lo mettono sul tavolo, così per scherzare naturalmente, per farvi capire com'è una squadra che in campo sa dare il massimo, ma poi trova quella giovialità fuori per restare unite. E sappiamo bene che fare spogliatoio, fare squadra, essere tutti quanti d'accordo è 50% di un'impresa. Soprattutto nello sport poi, dove lo spogliatoio conta davvero tanto, e Coach Riga è bravo in una maniera certosina a tenere tutti quante appunto in riga, e al tempo stesso anche Capitan Milazzo è brava a tenere ben salde le chiavi dello spogliatoio, a tenere tutto sotto il suo controllo. A proposito di imprese sportive e non, so che oggi qualcuno ha ottenuto oggi abbiamo avuto una nuova corona d'alloro. È Capitan Milazzo appunto che ha discusso una tesi sulla differenza tra gli impianti sportivi cestistici tra nord e sud, ha discusso la sua laurea magistrale. Quando il basket è la tua vita, eh? Direi proprio di sì, ha discusso all'università degli studi di Palermo, e siccome Capitan Milazzo è una che è abituata a dare il 100% in campo e nella vita, naturalmente si è messa la corona d'alloro in testa con 110 e lode. Quindi le congratulazioni più vive da parte di tutta l'Irenfix Torino alla propria capitana, alla propria beniamina, e adesso che ti sei laureata sarebbe anche il caso di stabilirsi in maniera concreta a Torino, no? Non solo per giocare magari. Senti, quello che volevo chiederti è questo. Intanto il video sta quasi per finire. Sì. Montato benissimo, per chi non è riuscito a vedere la partita, insomma, può vedere le azioni salienti. Ci sono una decina di giorni prima di andare a Palermo. Palermo che, come l'Irenfixi, ha perso le prime due partite. Eh sì. Sarà un po' uno scontro diretto per capire, oppure com'è Palermo? Palermo è una buona squadra, allenata da un guru della pallacanestro che è Santino Coppa, davanti al quale il nostro stesso coach, che è al tempo stesso lui un guru, si toglie il cappello. Quindi per quanto possa essere leggermente il gap tecnico a favore dell'Irenfixi Torino, bisogna calcolare che si va a giocare su uno dei campi più caldi della Serie A e contro una squadra assolutamente ben allenata. Tutto sommato i pronostici sono al 50-50. Adesso l'Irenfixi Torino ha di fronte tre partite dove può fare il bottino pieno in tutte e tre. C'è Palermo, poi in casa il 26 sabato contro Costa Masnaga, per poi praticamente ospitare nuovamente Empoli. Il Empoli? Il 3 novembre, se non mi sbaglio. Quindi da qua ai primi di novembre. Da qua ai primi di novembre
bisognerebbe vincere tutte le partite, se non tutte, almeno due. Questo è l'impegno che il calendario ci mette davanti. Le speranze sono appunto di fare un bel 3 su 3 dopo questo inizio tra virgolette thriller, perché è thriller contrare all'inizio le due squadre più forti del campionato. Meno male che alla terza non avevamo Ragusa. È perché Ragusa è la terza. È perché Ragusa dovrebbe essere la terza forza del campionato, se non addirittura la seconda. Sono lì lei e Venezia a contendersi la medaglia d'oro. Schio, secondo me, ripeto, è il mio parere personale, è la squadra più forte d'Italia, ma al tempo stesso può essere addirittura sull'Olimpo continentale. Senti, non vogliamo fare polemiche, però il presidente Garrone non era molto felice. Non era molto felice della direzione di gara. Non nei confronti della squadra, con la quale anche lui si è complimentato a metà partita, perché non si poteva fare altrimenti, ragazzi. Sono stati davvero 25 minuti di pura goduria cestistica per noi che siamo di parte, lo diciamo, siamo di parte. No, il presidente Garrone ha avuto qualcosa da ridire con la terna arbitrale, che ha arbitrato con termini calcistici, tra virgolette, all'inglese, ha lasciato correre molto alcuni contatti che hanno fatto sì che alcune delle nostre potessero appunto rimediare dei piccoli disguidi fisici. Però naturalmente la cosa fa parte del gioco e non ci si lamenta quando il metro arbitrale naturalmente è sempre lo stesso. Poi essendo tre interpreti in campo, parliamo degli arbitri, e magari con tre metri di valutazione differenti, allora la cosa magari si nota un pochettino di più. Con questo il presidente Garrone non ha assolutamente voluto dare la colpa di una sconfitta all'arbitraggio, però è giusto anche sottolineare che a volte ci sono dei piccoli disguidi che vengono creati per una metrica arbitrale differente tra i tre soggetti in campo. Non è stato il caso nostro in cui un fischio o dei fischi hanno potuto compromettere una sconfitta / una vittoria. Però è sempre meglio, tra virgolette, mettere le mani avanti, cioè anticipare. Badiamo che non accada più. Nient'altro, questo voleva dire il presidente Garrone. Badiamo che il trattamento sia uguale per tutti. Assolutamente, nessuna sudditanza psicologica, anche perché nel basket femminile c'è un grande rispetto tra le società e bisogna assolutamente preservarlo. E magari arbitrare sempre nella stessa maniera, con lo stesso metro di giudizio, è un qualcosa che può addirittura incrementare questa rete di amicizie che c'è tra le varie società. Sono tre anni che io collaboro con l'Iren Fixi Torino, sto vedendo il mio terzo campionato, non ho mai visto un litigio, e questa è una cosa che voglio assolutamente sottolineare. Sottolineiamolo, perché poi quando si parla di sport sottolineiamo sempre gli episodi di violenza, no? In qualunque sport accadono. Anche gli ultras, i gruppi ultras che ci sono nella pallacanestro femminile, penso agli ultra di Costa Masnaga, penso ai Viking di Broni o ai gialloneri di San Martino di Lupari, i Commandos di Schio, i Panthers di Venezia, non è mai successo nulla, anzi spesso e volentieri li troviamo a fine partita nei piazzali a scherzare tra di loro e magari a condividere, tra virgolette, una birra, quello che viene chiamato nel rugby il terzo tempo. Certo. È un quindi rinnoviamo l'invito a partecipare alle partite del basket femminile, perché è davvero uno spettacolo sano dove poter andare con tutta la famiglia. Io ringrazio Angelo Petrucci. Grazie a te, Roberto. Grazie mille per essere stato con noi. L'appuntamento con il basket femminile, l'Iren Fixi, torna venerdì prossimo. Grazie mille. Grazie a te, Roberto. Grazie.